Buon pomeriggio amici, sono esattamente le 15 e 2 minuti fa ho presentato ufficialmente una interrogazione urgente alla Commissione europea per chiarire l'uso distorto e discriminatorio da parte del governo italiano dell'uso del cosiddetto Green Pass. Vi leggo l'interrogazione, breve ma è giusto che voi sappiate esattamente il testo. Interrogazione urgente sull'uso del certificato Covid digitale UE da parte del governo italiano. Il governo italiano ha emanato il decreto legge 23.721 numero 105 dal titolo Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'esercizio di sicurezza di attività sociali ed economiche. All'articolo 3 è disposto che dal 6 agosto prossimo 21 sul territorio nazionale, anche in zona bianca, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei e tante altre attività culturali e ludiche. Alla luce di queste disposizioni sorgono dubbi in merito all'utilizzo distorto e potenzialmente discriminatorio del regolamento UE 2021/953 sul Digital Covid Certificate, concepito esclusivamente al fine di agevolare la libera circolazione fra Paesi membri, così come previsto dai trattati. Emergono, inoltre, perplessità anche in merito alla compatibilità di tali disposizioni con i valori fondanti dell'Unione Europea, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare il principio di non discriminazione, articolo 21, tenendo presente quanto segue. 1. La Commissione ritiene che la normativa italiana rispetti il principio di non discriminazione più volte richiamato dal regolamento UE sul Digital Covid Certificate. 2. La Commissione intende supervisionare ed eventualmente intervenire per evitare possibili violazioni della Carta dei diritti fondamentali. Ecco, questa è l'interrogazione urgente, perché è necessario dare delle risposte ai cittadini, perché ciò che abbiamo approvato in sede di Parlamento europeo non è assolutamente quello che è stato inserito nel decreto legge di qualche giorno fa. Quindi è importante che vengano date delle risposte ai cittadini e naturalmente questa sera saremo in molte piazze italiane per manifestare in maniera estremamente democratica, semplice, composta, unita. Guardate, io ho fatto le due dosi di vaccino, io non sono Novax, però sono una persona libera e spero di rimanere in un paese democratico. Questo che è stato fatto con questo decreto legge va contro questi principi. Quindi sarò anche con il collega Claudio Borghi, ci sarà anche Armando Siri, tanti altri della Lega e anche spero di altri partiti, per manifestare il nostro dissenso di fronte a questo provvedimento che di fatto crea dei cittadini di serie A e cittadini di serie B, mentre invece siamo tutti quanti di serie A. Grazie.